Facciamo un'intervista un attimo. Sorry? No, no, non sono. Questo è il padrone dello stadio, non ci conviene. Sorry, guys. Porti dalla via. Prego ragazzi, presentatevi un secondo che non vi conosce, due battute. Sono Paolo Tomaselli del Corriere della Sera. È una finale, ma è giusto dire che l'Inter è favorita o in una finale non ci sono favoriti? Io dico sempre che le finali non ci sono favorite. Il Napoli comunque è sempre una grande squadra, anche se quest'anno non sta facendo benissimo. L'Inter ha iniziato quest'anno alla grandissima, sta giocando un gran calcio, è primo in campionato. Ora si gioca questa finale domani sera, però finale sono sempre 50-50 secondo me. Scegli il tuo attaccante di quelli che domani scendono in campo. No, voglio portare Rogne io. No, no, dico il nome, poi dopo non acciappa mai, dà una colpa a me. No. Allora dici delle qualità che ti piacciono degli attaccanti di domani. Ma sono forti, ragazzi. Ma Lautaro, cosa devo dire di Lautaro e Thuram? Stanno facendo un grandissimo campionato. Sono fortissimi. Oltre a far gol, giocano per la squadra. Giocano molto tra di loro. Quindi, insomma, quando trovi dei giocatori che se la passano anche tra di loro, è una grande cosa. Domani gioca Simeone davanti, no? Dovrebbe. Ha fatto un gran gol contro la Fiorentina, grande attaccante Simeone, quindi insomma, secondo me ci saranno dei gol, speriamo, così ci divertiamo. Però non dico chi segna, se no porta Rogna. Volevo questo. No. Cristian, visto il momento del Napoli, Claudio Russo, Calcio Napoli 24, le mosse di De Laurentiis ti sembrano quelle giuste per risollevare la stagione? Non lo so, guarda, l'anno scorso era un Napoli diverso, l'abbiamo visto tutti, no? Ce lo siamo goduto alla grande. È andato via Spalletti, è andato Garcia, è andato via Garcia, c'è Mazzari, comunque sta cercando di dare una mano, non è facile, non è più il Napoli dell'anno scorso, questo possiamo dirlo, lo vediamo, però comunque c'è sempre dei grandissimi giocatori, no? Quindi può vincere una partita secca, si può riprendere alla grandissima in campionato, può cercare di entrare comunque in Champions, e comunque la squadra è sempre forte, con dei problemi, però comunque sta cercando di mettere le cose a posto. No? Bobo, Barella ha detto che vincono e si divertono, per te da giocatore quanto era importante divertirsi quando eri in campo? No, noi ci divertiamo sempre, poi vinci, perdi, però quando fai un mestiere che ti piace, che lo sogni da bambino, è sempre bello, no? Poi che vuol dire? Poi devi giocare, perdi, vinci, prendi le botte, ti fai male, però fa parte del gioco. Però giocare a calcio, ragazzi, cioè io l'ho fatto è la cosa più bella del mondo. E ti saresti divertito in questa Inter? Uno lo chiama lavoro, uno lo chiama gioco, chiamalo come vuoi, ma quando fai la cosa che ti piace non c'è cosa di meglio, no? E ti saresti divertito a giocare in questa Inter? Ma io mi sono divertito sempre in questa Inter, ho giocato in un'altra Inter, però mi sono sempre divertito. Che idea ti sei fatto del calcio in Arabia? Sta facendo dei grandi passi in avanti, hanno preso Cristiano che quest'anno ha fatto 53 gol, no? 54. Non sbagliare se no. No, posso, gli levi un gol, così mi chiama. Ma è incredibile la voglia che ha ancora a 38 anni di mettersi in gioco, è venuto qua, è stato il primo, poi dopo sono arrivati tutti gli altri. E l'Arabia voleva farsi vedere, no? Quindi ha preso uno dei migliori al mondo, tantissimi altri giocatori, e comunque tutto il mondo parla del campionato arabo, no? Quindi quello che volevano fare è farsi notare, farsi vedere, farsi conoscere, e lo stanno facendo alla grandissima, no? Quindi secondo me il campionato migliorerà sempre, perché comunque tutti gli anni andranno a prendere dei giocatori in Europa, e come ha detto Ronaldo, io ho fatto 54 gol, si sta divertendo. Dice lui che le partite sono difficili, comunque non ci sono partite facili, ci sono tantissimi giocatori europei qua in Arabia, quindi quello che la loro idea sta dando frutti comunque. Senti Bobo, un giochino, l'altra sera l'Inter ha fatto una partita meravigliosa, il Napoli dell'anno scorso era uno spettacolo da vedere. Messi a confronto, che ti piace di più eventualmente, o l'Inter e il Napoli dell'anno scorso? Ma l'anno scorso ormai è passato, nessuno ti dice. Quest'anno bisogna guardare ora, l'Inter sta dominando, quindi gioca bene, fa divertire, fa gol,
una super squadra, una super panchina, quindi insomma Simone sta facendo un grande lavoro e, come ha detto Barella, si stanno divertendo, quindi insomma domani è una finale. Le finali sono da giocare e da vincere, perché comunque è bello giocare le finali, qualsiasi coppa che giochi, quindi siamo qua a Riyadh, ci sarà tutto esaurito, che è importante per il nostro calcio e che è importante andare in giro per il mondo a far vedere, a far conoscere alle altre persone il nostro calcio. È importante, è straimportante, dobbiamo continuare a far così, perché se stai in Italia ti vedono solo gli italiani, invece così ci vedono in tutto il mondo. Ed è giusto venire in giro per il mondo a far vedere, far conoscere il nostro calcio. Quindi domani c'è il tutto esaurito, Inter-Napoli, spero sia una bella partita. Le immagini di ieri di Udine quanto ti hanno infastidito? Non so niente, io sono due giorni nero ieri, quindi ho sentito. Gli ululati. Però ragazzi, se parliamo ancora del razzismo 2024 non facciamo mai un passo avanti, siamo sempre indietro. Quindi, però bisognerebbe parlarne per delle ore, quindi ho sentito un po' di robe, però poi ne parleremo più avanti, però non è accettabile, questo doveva dirlo, non è accettabile. Bobo, dicevi il calcio italiano viene in Arabia per mostrarsi, Kvaratskhelia è uno dei migliori spot della Serie A? Ha fatto un grandissimo campionato l'anno scorso, è uno dei giocatori più forti che ci sono in Italia e in Europa, ed è giusto portarlo qua, farlo vedere al Middle East, è giusto, e domani lo vedranno quanto è forte, come tanti giocatori dell'Inter. Comunque, i giocatori forti è giusto farli vedere in giro per il mondo. Manca Victor Osimhen, sai che anche al centro di notizie di mercato. Per lui, secondo te, è più adatto? Non ha firmato il contratto? Ha firmato o no? Sì, ha firmato. Quindi non è più sul mercato. Secondo te è il campionato? Io, con voi ogni giorno ce n'è uno, una roba. Che poi io non seguo più niente, non so meno quello che dite, però dimmi, cosa vuoi sapere? Si parla anche dell'Arabia per lui, ma un giocatore del genere invece in Premier League o Arabia? Ma ragazzi, lui può giocare in Premier League, in Liga... in Italia può giocare quando uno è forte, può giocare dappertutto. Lui è uno degli attaccanti più forti del mondo, quindi peccato che non c'è domani, ma è devastante Osimhen, quindi ce l'ha De Laurentiis e beato lui. Grazie. Grazie. Ciao, grazie. Grazie, ci vediamo, copritevi che fa freddo, zio. Ciao, forma.